Buongiorno e bentornati nel canale YouTube di Dani Riff. Oggi vediamo una proposta molto interessante che è una plafoniera che si chiama Riff Layer S dell'azienda polacca Riff Factory. Intanto già guardando la scatola la cosa interessante è che i watt che questa plafoniera dichiara sono inferiori a quelli che effettivamente noi andremo a misurare. Da una parte uno potrebbe pensare che questa plafoniera consuma di più. Invece secondo me è una cosa positiva perché otteniamo una plafoniera che alla fine spinge di più di quello che è dichiarato. Potete vedere qui una piccola calamita che serve per resettare la plafoniera, idea intelligente. Noi comunque la metteremo sotto torchio, procederemo nel Dani Riff Lab a misurare tutti i parametri che poi vedrete soprattutto nell'articolo che viene linkato sotto questo video. La plafoniera è in finitura lucida, infatti purtroppo il video viene come viene, diciamo così, ma è molto bella. Come potete vedere la plafoniera è piuttosto spessa e potete anche vedere l'ampia dissipazione posteriore con ventola attiva. I 16 LED di cui è dotata la plafoniera sono tutti sovrastati da una speciale lente che dovrebbe diffondere. Infatti poi vedremo dai dati che la luce si diffonde molto senza essere concentrata. Noi qui, come abbiamo detto, vediamo la plafoniera singolo cluster da circa 60 watt, ma esistono poi in commercio anche plafoniere con più cluster, da 2-3 cluster, che vanno da 120-180 watt. I LED che sono utilizzati sono dei Cool White della Cree, i Royal Blue sempre della Cree, Blue della Cree, Deep Red ancora Cree e i Green della Cree, mentre i Violet e gli UV sono i semi LED. Vediamo che, come potete vedere dalle immagini dove li facciamo ciclare tutti quanti, purtroppo insomma, in alcuni casi si viene abbagliati dai LED. La plafoniera si comanda facilmente tramite un'applicazione. Dall'applicazione si possono o modificare i singoli canali in maniera manuale, quello che poi abbiamo fatto noi poco fa per farvi vedere i vari LED, oppure si possono creare ovviamente le solite curve, l'orario di accensione, l'orario di spegnimento, le dimmerazioni, molto semplice ed intuitivo ed anche molto molto veloce. Intanto siamo passati alla rilevazione dei valori PAR nel Dani Riff Lab. Per chi non lo conoscesse vi spiego un attimino la metodologia di lavoro. Come vedete c'è un tabellone 70x70 cm. All'interno di questo tabellone sono stati creati dei punti fiduciari dove vedete che noi andiamo a mettere la sonda. Quindi noi andiamo a inserire la sonda in tutti questi punti e registriamo tramite il computerino dell'Apogee tutti i valori registrati. Dopodiché viene alzata la plafoniera, perché questa cosa viene fatta a 17, 37, 57 cm. La sonda è fatta per il funzionamento immersa in acqua, quindi noi quella stessa sonda la possiamo andare ad immettere per misurare il valore PAR che va su ogni singolo corallo. In questo caso lo utilizziamo al di fuori dell'acqua, quindi il valore deve essere corretto, perché è un valore più alto, perché sarebbe lo stesso valore che riceverebbe in PAR sotto l'acqua, che ovviamente invece andrebbe a tagliare l'energia. Quindi c'è un fattore correttivo che poi dopo noi spieghiamo e andiamo ad inserire nei grafici che abbiamo sull'articolo sul sito. La plafoniera ovviamente viene testata alla sua massima potenza. Qui la potete vedere ancora nell'altezza intermedia, qui invece siamo ai circa 60 cm, qualcosa meno, e quindi siamo più in alto. Quello che potete vedere è effettivamente, uno potrebbe chiedersi come mai c'è questo cambio di luminosità, dipende dal bilanciamento del bianco della videocamera, non dipende dal fatto che qui siamo più blu o meno blu, eccetera. La plafoniera viene sempre testata al massimo delle proprie possibilità. Sul sito potete poi vedere i valori di questa plafoniera confrontata con le sue dirette competitor che noi abbiamo avuto il piacere di misurare qui nel Dani Riff Lab. Quindi citiamo la Kamai LRS, l'Hydra 32 oppure la Cetus 2. Di tutte trovate la scheda e tutte le misurazioni fatte. Grazie di essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video su daniriff.com.